Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo episodio di Essere Poetici, dove i poeti hanno la possibilità di germogliare. Benvenuti in questo nuovo episodio dei ricordi del passato, la rubrica dove ricorderemo poeti, poetesse che hanno fatto la storia e che non sono molto considerati dall'attualità presente e moderna. Oggi ricordiamo il 9 luglio 1945, perché per una lunga e grave malattia ci lasciò la poetessa e drammaturga polacca Maria Pawlikowska. Maria Pawlikowska era figlia di un pittore, infatti lei frequentò l'Accademia delle Belle Arti nella città in cui era nata, Cracovia, e in contemporanea privatamente effettuò degli studi di scienze naturali e di letteratura. Infatti il suo esordio letterario avvenne presto, diciamo, nel 1922, con una raccolta, e successivamente ne pubblicò altre tre nel raggio di 5 anni. In contemporanea, fece l'esordio anche nel mondo del teatro, debuttando come autrice teatrale, scrivendo proprio una commedia nel 1927. Poi ne scrisse altre due e di raccolte poetiche, altre due anche lì. Poi purtroppo esplosa la Seconda Guerra Mondiale e quindi la poetessa polacca è dovuta fuggire prima in Romania, poi in Francia e poi in Inghilterra, dove poi morì, come appunto nel 9 luglio 1945, nella città di Manchester. Oggi volevo leggere con voi una sua poesia, come abbiamo già fatto nel primo episodio di Percy Bysshe Shelley. La poesia si intitola Il cuore. Mi è stato restituito il cuore, dato in un abbaio dorato. Ora so che non è velenoso come cicuta, né grande, né forte come il cuore d'un destriero, che non difende i suoi diritti, un diavolo nero, ma lo porterò ancora, felice che me l'abbiano ridato. Poesia scritta nel 1928, a 6 anni dal suo esordio letterario. Una poesia molto, molto per me particolare. Già nel suo stile, nel suo modo di scrivere, nel suo modo di incastrare le parole tra di loro e far entrare un tema molto anche attuale, direi infinito come tema, perché comunque già subito mi è stato restituito il cuore. Una frase che fa già subito riflettere, già che colpisce molto probabilmente dentro di noi, perché noi quando siamo all'interno di una relazione, di un rapporto dove diamo il nostro cuore in un certo senso figurato, ovvero mostriamo noi in un'elevazione tale da andare oltre l'essere noi stessi. Il fatto che mostriamo quello che noi possiamo dare in amore, e a volte in amore si tende spesso, soprattutto alle prime esperienze, di dare tutto. Noi si vuole dare tutto alla persona con cui sta, con cui stiamo, con cui vorremmo starci. Diamo anche il cuore, diamo tutto, e tutto comprende proprio il cuore. E già a dire mi è stato restituito il cuore vuol dire che, ipotizzo io, poi non lo so ovviamente, che Maria Pawlikowska ha perso un amore. Cioè, l'amore che lei voleva, perché voleva dare il cuore, forse non è andato bene, non è andato come lei pensava, come lei voleva. Però gli è stato restituito il cuore almeno. Non è che l'hanno tenuto segregato, nascosto da qualche parte e lei è rimasta senza. Lo riavuto indietro. E ora sa, con la consapevolezza che ha da quando gli hanno restituito il cuore, che quest'ultimo non è velenoso. E lo paragona alla cicuta, un veleno conosciuto anche per voi che state ascoltando adesso, molto probabilmente se vi ricordate filosofia. Socrate se n'è andato con la cicuta, bevendo la cicuta, dai testi di Platone è scritto così. E chissà se è un riferimento voluto o casuale su Socrate. Però il suo cuore di sicuro sa che appunto non è velenoso, non è grande, non è forte. E lo paragona a un cuore di un destriero, che non è forte come il cuore di un destriero, che non difende i suoi diritti, un diavolo nero. Questa rima, tra l'altro l'unica rima presente nella poesia, destriero
nero rende la poesia molto musicale, forse proprio questa musicalità che dà la poesia, che aumenta di più una riflessione, una conoscenza del suo stato interiore. Spesso la musicalità ci aiuta a far capire in noi come la persona stava in quel momento, oltre che l'intera poesia, ma anche la musicalità, la prima frase, come ho detto prima, appunto, mi è stato restituito il cuore. La musicalità che si crea nella rima fra destriero e nero, che sentiamo sempre una cadenza finale delle ultime lettere uguale, destriero, che va verso il basso, no? Ascoltando la parola, nero. E poi dice che nonostante è velenoso, nonostante non è grande, nonostante non è forte, se lo porterà ancora con sé. Se lo porterà ancora al cuore, nonostante non ha quelle caratteristiche. Sa che non è velenoso, un pregio, però non è grande e non è forte. E sembra che questo sia, può apparire all'apparenza un difetto, il fatto che non sia grande e non sia forte. Ma questo non è importante sia in generale e che la, e che, e, sì, sia in generale che per Maria Pawlikowska, perché nonostante tutto il cuore lo porterà ancora ed è felice che me lo abbiano ridato. Qui si può notare come la sua voglia, la sua volontà, il suo desiderio di comunque essere felice per quello che ha dentro di sé. Di accettare com'è il suo cuore, lo ha riavuto indietro, lo ri ha in mano in un certo senso, lo ha posseduto nuovamente, suo di nuovo, e nonostante queste cose che mancano, la grandezza e la forza, sarà felice e orgogliosa di portarselo ancora con sé, perché è felice che lo ha ricevuto. Glielo hanno ridato. Questa è proprio una fine resiliente. Possiamo cogliere quanta resilienza c'è dietro Maria Pawlikowska in questo scritto. Cioè, che si accontenta, tra virgolette, perché in realtà non è un accontentarsi, ma è una consapevolezza superiore che porta una felicità inaudita, una felicità impressionante, una felicità unica del saper apprezzare quello che si ha dentro di noi. Perché non è mai importante, anche nei giorni d'oggi, perché è anche attuale questa poesia, avere un cuore grande, un cuore forte. L'importante è avere il cuore per quello che è. È un po' come il concetto che si è detto sulla prima poesia di Shelley. Non vergognarsi, essere fieri, ecco, orgogliosi di quello che si ha dentro di noi, è una bella soddisfazione, è un bel entusiasmo averlo. Me lo porterò ancora, coglie proprio l'orgoglio che c'è dietro e che fa intuire una felicità. Infatti, se io leggo la poesia, mi fermo a ma lo porterò ancora, si può immaginare una conclusione della poesia così. A primo impatto, in un punto di vista. In un altro possiamo immaginare come questo orgoglio è un orgoglio sano, un orgoglio appunto che porta ad una felicità. Maria Pawlikowska, infatti, possiamo dire in queste ultime due versi mostra il suo orgoglio resiliente, il suo orgoglio felice, che nonostante tutto gli hanno restituito il cuore, lo riavuto indietro, se l'è ripreso e lo porterà ancora, andrà avanti con il suo cuore, è il suo orgoglio, l'orgoglio di avere il suo cuore, di avere, di av di del fatto che il cuore che ha appartiene a sé, il fatto che lei possiede quel cuore ed è grazie a quel cuore che ha l'orgoglio di portarselo con sé. La felicità, l'orgoglio resiliente, come si può vedere che questa poesia può sembrare un po' negativa, perché appunto lei dice che
Non è né grande né forte come il cuore di un destriero che non difende i suoi diritti a un diavolo nero. Ma nonostante tutto, quel diavolo nero, che sia fosse definito una cosa negativa, il diavolo, la figura del diavolo, poi nera, un colore spesso associato alla sfortuna, al malaugurio, basti pensare al proverbio del gatto nero o al corvo nero anche. Nonostante tutto, in questi ultimi due versi, l'orgoglio positivo, sano e resiliente ha la meglio. Come cambia il sapore della poesia attraverso gli ultimi due versi. E poi cambia in tutta. Infatti, in un'analisi ci si concentra molto, in genere ipotizzo, su queste due ultime versi, perché tutta la poesia, il succo, il nesso del cuore, il significato del cuore sta proprio nell'essere resiliente, nonostante tutto quello che è successo prima. Una poesia bellissima, moderna, sottile, delicata, profonda allo stesso tempo. Una poesia bellissima per aver ricordato oggi Maria Pawlikowska. Spero vi sia piaciuto questo episodio di Ricordi del passato. Noi ci vediamo presto con un nuovo episodio. Ciao ciao!